Le lettere SSSS sulla carta d'imbarco devono metterti in allarme? Esiste qualcosa di più pericoloso delle turbolenze? Dovresti davvero essere tra i primi a salire sull'aereo? Tra poco avrai tutte le risposte. Probabilmente hai notato che la maggior parte degli aerei ha i sedili blu. Il mistero è presto svelato. Le compagnie aeree scelgono questo colore perché si ritiene che abbia un effetto calmante. Questo colore mette a proprio agio i passeggeri e aiuta anche i più nervosi a rilassarsi. In realtà esiste anche un'altra ragione, più pratica, diciamo. Macchie, sporco e graffi sono meno visibili sui tessuti blu scuro. Non gettare mai la carta d'imbarco in un luogo pubblico. Contiene molte informazioni sensibili, tra cui il nome e il numero frequent flyer. Questo, a sua volta, potrebbe permettere a qualcun altro di controllare le tue prenotazioni future, cambiare il posto assegnato o addirittura cancellare i tuoi voli. Una volta imbarcato e atterrato a destinazione, tieni la carta d'imbarco fino a casa e sminuzzala buttandola nella tua spazzatura. A proposito, se sulla carta d'imbarco compaiono le lettere SSSS o asterisco S asterisco, preparati a ulteriori controlli di sicurezza. A volte, al posto di queste lettere, può essere presente un disegno a scacchiera. In ogni caso, con uno di questi codici, anche il bagaglio a mano può essere sottoposto a un'ispezione approfondita. Perché potresti essere scelto per un controllo supplementare? Alcuni dei criteri comprendono la prenotazione di un volo solo andata o l'aver pagato il biglietto in contanti. Spesso invece la selezione è assolutamente casuale. Guarda, il tuo gate è aperto e l'imbarco è iniziato. Aspetta, dove stai correndo? Non c'è bisogno di affrettarsi. I giramondo più esperti suggeriscono di imbarcarsi sempre per ultimi. Innanzitutto non perderai tempo a fare la fila. Dopodiché troverai meno passeggeri lungo il corridoio dell'aereo e non rimarrai seduto a lungo aspettando che l'imbarco sia completato. Alla fine nessuno occuperà il tuo posto a bordo. C'è però un'eccezione. Se hai un bagaglio a mano ingombrante, potrebbe essere più sensato non imbarcarsi per ultimo. Altrimenti sarà molto probabile che tutto lo spazio della cappelliera sia occupato quando raggiungerai il tuo posto. Il tuo bagaglio potrebbe essere spostato in un'altra parte dell'aereo o addirittura essere messo in stiva. Nel primo caso dovrai aspettare che tutti i passeggeri sbarchino prima di poterlo riprendere. No! Prima del decollo e dell'atterraggio, gli assistenti di volo di solito azionano un piccolo interruttore sulla porta del bagno. In questo modo evitano che qualcuno possa aprirla quando non dovrebbe. Con la stessa facilità, un assistente di volo può aprire la porta quando c'è qualcuno all'interno. Basta sollevare la scritta lavatoio e spostare la manopola in posizione di apertura. I piloti non si preoccupano delle turbolenze. Sanno che c'è una cosa molto più pericolosa di qualsiasi turbolenza: la corrente ascensionale. Nella maggior parte dei casi, le turbolenze fanno scendere il velivolo 50 cm al massimo, anche se la sensazione per i passeggeri è quella di cadere dalla cima dell'Empire State Building. Se la turbolenza è abbastanza forte da indurre i piloti a chiedere agli assistenti di volo di sedersi, l'aereo può scendere di 3-6 metri. Le turbolenze più estreme, quelle da brivido, sono rarissime, ma una corrente ascensionale è una grande massa d'aria, parte di una tempesta o di un altro fenomeno meteorologico, che si muove verso l'alto. I radar presenti a bordo non riescono a individuare le correnti ascensionali. Così, quando un aereo ne incontra una, sembra di passare su un enorme dosso a 800 km orari. Una corrente ascensionale è anche estremamente pericolosa perché può spingere un aereo verso quote pericolose. Gli aerei moderni sono dotati di un sistema speciale che rileva la presenza di altri aerei, montagne e altri oggetti solidi sul loro percorso. Quando due aerei si trovano a una distanza di 10 miglia, 16 km, una voce nella cabina di pilotaggio inizia a ripetere «traffico, traffico». A 5 miglia di distanza, la stessa voce inizia a dare indicazioni ai piloti. Gli aerei possono funzionare con un solo motore, anche durante il decollo e l'atterraggio. È altamente improbabile che entrambi i motori si guastino contemporaneamente, ma anche in questo caso un aereo non cadrebbe dal cielo come un sasso. I piloti avrebbero circa 20 minuti di autonomia per trovare un luogo adatto all'atterraggio. Il modo in cui la cabina è pressurizzata ha un grande effetto sulle nostre papille gustative. In quota perdiamo fino al 30% della capacità di sentire il sapore del dolce e del salato. In altre parole, non è che il cibo in aereo non sia gustoso, semplicemente non ne percepiamo il sapore. Questo è anche il motivo principale per cui le compagnie di catering aggiungono sale e spezie ai piatti che cucinano. Sai cosa potrebbe aiutarti? Gli auricolari a cancellazione di rumore. Per qualche misteriosa ragione, che probabilmente ha una spiegazione scientifica, l'eliminazione di tutto il rumore circostante può aiutare le papille gustative.
ciascuno di quei ding che si sentono durante il volo ha un suo significato. Nella maggior parte delle compagnie aeree, un boing subito dopo il decollo indica che il carrello di atterraggio si sta ritirando. Tre ding di fila significano una urgenza. Un suono alto-basso, come quello di un campanello, informa i membri dell'equipaggio che i loro colleghi hanno bisogno di loro in un'altra parte dell'aereo. Tre rintocchi bassi indicano che ci sono turbolenze in arrivo. I membri dell'equipaggio devono mettere via i carrelli dei pasti, prendere posto e allacciare le cinture di sicurezza. Se le turbolenze ti rendono nervoso, scegli un posto al centro della cabina. Le turbolenze interessano soprattutto le parti anteriori e posteriori della cabina. La parte centrale sopra le ali tende a rimanere più stabile. Piloti e copiloti consumano pasti diversi. Il motivo di questa precauzione è molto semplice. Immagina che entrambi i piloti mangino lo stesso piatto e si prendano un'intossicazione alimentare. In questo caso nessuno dei due sarà in grado di controllare l'aereo. Se vogliono comunque mangiare lo stesso pasto e non accettano di mangiare qualcos'altro, c'è un altro sistema di sicurezza. I piloti non mangiano i loro pasti nello stesso momento. Se un pilota ha mangiato e si sente ancora bene diverse ore dopo, anche l'altro pilota può mangiare lo stesso cibo. Cosa diresti se qualcuno ti chiedesse di indicare il posto più sporco su un aereo? No, non è la tavoletta del water, non è nemmeno nel bagno. Gli assistenti di volo avvertono che bisogna fare particolare attenzione ai poggiatesta, alle tasche dei sedili, ai tavolini e alle cinture di sicurezza. Gli esperimenti hanno dimostrato che su un terzo delle cinture di sicurezza sono presenti lieviti e muffe. La maggior parte dei tavolini è ricoperta di batteri. Anche le tasche dei sedili sono estremamente sporche. I poggiatesta però sono i più sporchi di tutti. Nella maggior parte dei casi gli assistenti di volo non hanno abbastanza tempo per cambiarli o disinfettarli tra un volo e l'altro. Se il capitano annuncia che sta ultimando alcune pratiche, significa che è impegnato a rivedere l'itinerario di volo o aspetta che il personale di terra prepari il registro di volo. Si tratta di un diario che contiene la documentazione ufficiale di un viaggio. Alcuni aerei, soprattutto quelli che volano su lunghe distanze, dispongono di camere da letto segrete per consentire ai membri dell'equipaggio di riposare un po'. Queste camere da letto, chiamate compartimenti di riposo dell'equipaggio, sono situate nella parte posteriore dell'aereo o dietro la cabina di pilotaggio. Possono avere fino a 10 comodi letti, permettendo agli assistenti di volo di riposare. I finestrini dell'aereo sono realizzati in plexiglass super resistente, in grado di sopportare facilmente le alte velocità. Il plexiglass è sagomato in modo speciale, in modo che la maggiore pressione all'interno della cabina li spinga contro il corpo dell'aereo. In altre parole, è molto improbabile che i finestrini degli aerei si rompano. Inizialmente i finestrini degli aerei erano quadrati, il che però comportava un accumulo della pressione negli angoli, rendendoli punti deboli per eccellenza. Ogni finestrino quadrato aveva 4 punti deboli ed era molto più soggetto a rotture improvvise a causa delle enormi sollecitazioni. Fortunatamente, la curvatura dei finestrini degli aerei ha risolto questo problema una volta per tutte. Questa forma distribuisce la pressione e riduce la probabilità di crepe o altri danni. Gli aerei vengono regolarmente colpiti da fulmini, almeno una volta all'anno o una volta ogni 1000 ore di volo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. La carica elettrica attraversa il guscio di alluminio dell'aereo, non provocando alcun danno. Sai che gli aerei non solo vengono colpiti dai fulmini, ma li provocano anche? Quando un aereo vola attraverso una nuvola, l'attrito tra la fusoliera e l'aria crea elettricità statica che, a volte, può provocare un fulmine.